Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questa è una recensione di una webcam e un microfono. Andiamo a vedere. Noi siamo qua. Ecco qua, questa è una webcam, si chiama Spedal Stream Webcam. L'ho già aperta. Buoni i requirements. Stream webcam Spedal, è una marca economica. Qua c'abbiamo la webcam. Ah, eccola qua, hai visto? Vediamo questa mezza. Vedete qua. La nostra bella webcam. Aspetta, 1080p 60 fps. Questi sono due microfoni, questi che vedete. Un microfono e il secondo microfono. Questo è l'attacco USB. E ora andremo subito a provarlo. Però prima mettiamo questo microfono qua, Tonor. Questo microfono Tonor. 2 anni di garanzia. Microfono a condensatore. Vediamo dove si apre. Ecco qua che lo apriamo. Eccolo qua. Vediamo che ci abbiamo. Allora, questo dovrebbe essere il filtro antipop. Ecco qua, infatti è così. Questo è antipop. Cosa ci abbiamo più qua? Garanzia di 2 anni. Tonor. Manuale di istruzione. Ecco qua, abbiamo il microfono, vedete? Ok, vediamo cosa prendere per primo. Ah, questo è attaccato qua, è già attaccato al microfono. È bello attaccato qua, questa cosa. Ecco qua, vedete. Vediamo sta roba. Qui abbiamo il microfono, ma dobbiamo vedere come configurarlo per metterlo. È bello, no? Filtro antipop questo. Il microfono qua. Questo è pure togliere, dobbiamo vedere come toglierlo. Questa è la vecchia webcam. L'ho pagata 16 euro 2 anni fa. Allora, poi che c'abbiamo qua? Il microfono Trust. 3 euro 4 anni fa, vero? Questo è il microfono che abbiamo messo, Tonor. Ma lo dobbiamo ancora collegare. Anche questo è USB. Ma dobbiamo occupare le porte USB pure. Questa porta USB, come ho detto, questa niente, Trust, che l'ho pagata 16 euro 2 anni fa circa. Questo 3-4 anni fa l'ho pagato 3-4 euro, l'ho pagato. Ma cioè sono cose scadenti, quindi andiamo, mettiamole via, questa roba migliore. Tutto è spedito da Amazon, queste due cose. Questo microfono 30 euro, quindi penso che sia veramente buono, 30 euro.
Poi questa webcam 62 euro. Non sei buono per un prezzo, anche Full HD 60 fps. Ma vediamo, questo è il microfono con questa spugnetta, qua non so come si chiama questa spugna. E poi abbiamo il filtro antipop qua. Ma voglio togliere, voglio vedere com'è senza filtro antipop e senza quella spugna. Vediamo. Ho messo qua il filtro antipop perché questo è collegato qua, non so se si può togliere, ma meglio di no. Sì, si può togliere tranquillamente la spugnetta, vedete? Abbiamo tolto, questo è vuoto ovviamente dentro. Mettiamola qua. Ed eccolo qua il microfono, avete visto? Un materiale buono. Come no? Vuoi vedere quanto pesa? Vogliamo togliere da qua e vedere quanto pesa. Ma perché ti fai vedere in video? Guarda qua. È abbastanza leggera. Questo è il microfono. Comunque meglio sempre metterlo con la spugnetta, con il filtro antipop. Dopo proveremo pure, proveremo sia il microfono sia l'action cam e la webcam. La proveremo, la attaccheremo qua. Ok, quindi siamo capiti. Ecco qua, questo microfono, questa webcam è vecchia. Vi dico già che la tengo da... che l'ho già registrato tanti video di giochi, principalmente. Ma guarda scarso quello che tenevo, ovviamente quello è vecchio, sono cose molto economiche. Erano anche vecchie di 2, 3, 4 anni fa. Mentre ora abbiamo attrezzatura nuova, quindi è il momento di migliorare la qualità per i miei video da gaming. Vediamo di sistemare, mettiamolo qua dentro. Togliamo tutto e mettiamo quello nuovo. Mettiamo questo in confronto da 16 euro. Contro... Contro questo da 62 euro. Vediamo che attacchi giù. Ma quindi questo USB funziona sia per video e audio. Uno. Invece questo c'è un USB. Un cavo qua. Per audio. Questo invece no, c'è una solo USB. Questo è il LED. Dov'è? Questo qua è il LED che si vede appena appena. Questo buco qua. Pure l'autofocus. Vabbè, vediamo se si connette. Ho messo la fotocamera principale, vediamo. Sì, funziona, si vede pure bene. Si vede bene. In 60, sì, in 60 mi vede. Proviamo a aspettare. Wow, pure l'autofocus. Mi è capitata questa qualità. Aspetta, è troppo luminoso, forse è meglio che chiude un po' la persiana, arriva una luce. Non passa la... Basta che cosa, non si risolve niente. Aspetta, ora registro un video, aspetta, attraverso la videocamera così ci vediamo. Ok, sto registrando. Apri ancora di più. Ah, dai, così va bene. Sì, però se Ok, qua è troppo luminoso ancora, devo... Ah, vuoi smettere? Essendo il microfono qua, si sente, non lo so. Chiudi, chiudi.
sto registrando. Apri ancora di più. Ah, dai, così va bene. Che dobbiamo fare qua? Prova, si sente? Prova. Mettiamo pausa? Messa pausa, vediamo. Mi sentite? Questa è andata bene. Sono veramente rimasto impresso la qualità video, audio pure. Il microfono, però come microfono migliore c'è questo qua che mi andiamo a collegare. Abbiamo trovato un errore, pensavo che ha registrato in 30 fps, ma lo mettiamo in 60 perché non me ne ero accorto qua. Ah, mo si vede più scuro, infatti, è normale perché va più fluido. Quindi andiamo a riaprire le persiane. Ok, vediamo Come come si si sente? sente. Così Così è con il dammi volume a 100. 100 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
Ok, come avevo detto, eccomi qua. Cioè, dopo 3-4 anni finalmente siamo riusciti a mettere qualcosa di decente qua. Altro che decente, è abbastanza professionale, semi-professionale, non lo so. Si mette un po' a fuoco, però è normale sta cosa. Ora va a picciare pure la luce qua, faccio vedere com'è. Questo è in 60 fps. Ah, non si vede meglio. Un po' con la regolazione di luce, di autofocus, però è meglio in confronto a quella di prima che non ce l'aveva nemmeno. Ci abbiamo qua tutti questi scartoffi, qua dietro, vedete? Abbiamo messo là dopo andare a sistemare. Iniziamo a fare i gameplay, guardate. Questo è il microfono, vedete? Ma ci sto parlando vicino. Sto parlando da filtro antipop. Invece qua dietro senza filtro antipop. Pop. Prova, prova. Sentite, è questo qua, vero? Invece qua. Vabbè. Iniziamo con il gameplay. Utilizzando GeForce Experience di Nvidia. Ok, eccoci qua. Come ho detto, ve l'ho promesso, eccoci qua. Stiamo registrando con GeForce Experience, cattura video 1080p 60 fps, tutto al massimo qua. Audio, facciamo sempre questo tonor. Un po' di potenziamento 40, forse potrei pure evitare questo potenziamento. Proviamo. Posso cambiare questa webcam, dove? Posso mettere qua, 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 no. Qua non va bene, la metto qua. Posso fare dimensioni. Va sempre bene. Mettiamo questa dimensione qua. Mo mettiamo, avviamo BIMG. Prova, prova. Sì, prova, prova. Soprattutto benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Binge Drive. Oggi andremo a vedere una mod veramente fantastica, grazie a questa pa fantastica partecipazione di Ivan Bozza. Soprattutto benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Binge Drive. Questa con la mia videocamera nuova. Giusto per fare un test. Forse devo riattaccare nuova. Attiva. Vediamo. Io sono qua, sto guidando con la tastiera qua. Un po' cascate, anche perché forse è PC che forse. Ma così, vabbè. Comunque funziona, microfono, qualità microfono è buono, qualità video è buona pure. Qualità audio e video, ottimo. Ma devo vedere solo di farci le live. E non questi video. Live, devo solo arrivare alla connessione internet. Mo' disattiviamo la webcam, però prima. Ok, mo' va bene, registro solo con il microfono. Qui stiamo guidando, vediamo un po' come va. Tengo un po' il volume delle casse, però abbassato. Forse avete visto con la webcam mi laggava un poco, forse troppa potenza, non lo so. Che tiene sta webcam, è troppo potente, infatti. Bisogna avere pure delle caratteristiche per poterla. Deve
delle caratteristiche minime. Mo cambiamo un poco. Vedete, ok. Hiroshi Sambars. Ma io penso che sente bene, che il volume penso che va bene così. Ok, a posto. Quindi mo finisco questo video e ritorniamo là e vi dico come sono le conclusioni con questo video. Questo fantastico video. Ed ecco qua. Perfetto, tutto perfetto. Sia la webcam, sia il microfono. Veramente qualità audio e video ottima. Quindi mi è veramente piaciuto. Non vedo l'ora di fare altri gameplay, giochi, anche alle live. Quando mi arriverà la connessione internet veloce, inizierò a fare anche le dirette di giochi. Quindi questa è qualità video audio ottima, abbiamo speso 62 euro per la webcam e 30 euro per il microfono Tonor. E la webcam Spedal 1080p 60 fps, registra veramente in 60, è certificato al 100%, visto io. Registra veramente in 60 e tiene pure l'autofocus, di sicuro non è come questo l'autofocus di questo smartphone che tengo io, però è buono comunque tiene l'autofocus. Tonno, vi faccio dare un'altra occhiata. Veramente, non vedrò l'ora di farci altri video gameplay. Non prendiamo queste video lezioni che si fanno in questi tempi. Le video lezioni che si fanno in questi tempi. Ci voleva anche per questo, di sicuro. Quindi spero che questo video sia piaciuto. Quindi in totale, aspetta, 62 euro più 30. 92 euro in totale, è un buon acquisto. Ve lo consiglio se vi serve veramente. Vi metto il link qua sotto di questi acquisti, di questi due acquisti. Metto il link in descrizione qua sotto di Amazon. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate di mettere i mi piace, iscrivervi al canale. Grazie per la carica e per l'iscrizione. Ma soprattutto di questo video, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.